Buongiorno a tutti, sono Gianluca Martinelli, giocatore di C1. Oggi farò la telecronaca di questa partita di Under 14 tra War Machines e Duca d'Aosta. I War Machines alla mia sinistra, i Duca d'Aosta alla mia destra. Sta per iniziare, dunque, largo alle nuove generazioni. Entriamo subito nel vivo della telecronaca. Abbiamo un buon tiro del numero 5. Attenzione, il primo hit di Luca Meneghini. Ora ci provano i War Machines con il numero 7. Ora il passaggio per Alessio e il Duca d'Aosta. Intanto ricordiamo il Duca d'Aosta allenati da un mio carissimo amico, nonché vecchio compagno di squadra, Daniele Carbone, oggi assente, mentre i War Machines allenati da Daniele Botosso, entrambi giocatori e allenatori di grande esperienza. Il punteggio per ora è fermo sul 3-0 per il Duca d'Aosta. Ci prova Valerio con un bel pallonetto che si infila nell'angolino. Vediamo ora i War Machines col numero 46, Simone. Luca Meneghini per il Duca d'Aosta. Che tiro di Yannick dei War Machines. Ora vediamo Alessio per il Duca d'Aosta. Mamma mia, signori, e chi l'avrebbe mai detto? Dei tiri che mai mi sarei aspettato da degli Under 14. Vediamo Valerio, questo piccolino giovane dei Duca d'Aosta. Bella copertura di Luca Meneghini. Ora Matteo per il Duca d'Aosta e si infila vicino al materasso. E i Duca d'Aosta si portano sul punteggio di 9-0. Vediamo sempre Luca per i Duca d'Aosta, bella stracciata e nulla può purtroppo Alessia dei War Machines. Alessio, il tiro in bowling, buona coordinazione ma non va. Ora Alessia in bowling, buon tiro, il passaggio di Luca con un tiro a incrociare di Valerio. Dicevo, mai mi sarei aspettato dei tiri così precisi e buoni da degli Under 14. Sicuramente noi vecchi lasceremo in buonissime mani la nuova generazione del Midway. Ora Emanuele, il bilanciere, schiaccia a terra, non va. Alessio, il bowling, colpisce una delle sponde, non va. Il passaggio di Valerio. Va il numero 46 dei War Machines. Ci prova ora il numero 5. Scappa sulla traversa, ora Luca e il Duca d'Aosta, bellissima sponda. Alessia non riesce a coprire sul materasso. Ora ci va il numero 9, Emanuele, una buona parata di Duca d'Aosta. Valerio al limite della zona franca. Vediamo ora il tiro di Alessia per i War Machines. Il punteggio continua a distaccarsi, siamo 15-0 per il Duca d'Aosta. Il numero 9 dei War Machines prova il tiro, il passaggio di Luca per il numero 5, Matteo. Ora Yannick per i War Machines, bel tiro, prova a parare Luca Meneghini ma nulla può. Thank you.
per Luca Meneghini. Buona stavolta la parata di Alessia sulla sponda. Ora prova il tiro Valerio, il pallonetto, ci provano i War Machines. Buoni tiri, ma ben schierata la difesa dei Duca d'Aosta. Attenzione, la palla sopra di me, va sopra la camera. Duca d'Aosta, il tiro. Passaggio di Alessio per Valerio. Il punteggio ancora di 17-2 per i Duca d'Aosta, primi in classifica. Evidentemente i consigli di Daniele Carbone in questo periodo stanno portando i frutti desiderati. Bella sbracciata di Luca Meneghini, che fa tunnel e va in porta e porta i suoi a 19-2. Tiro ora del numero 46, in sbracciata, va alto. Ora Alessia, tiro da 3, il pallonetto, Valerio copre. E ora Alessio per il Duca d'Aosta. Ora Luca, sicuramente uno dei giocatori col tiro più efficace. La sbracciata del numero 7, del War Machine. La sbracciata non va, leggermente alta. Ora il passaggio del numero 5 per Luca e 5 secondi, palla a terra per i War Machines. Ricordiamo, per gli esordienti del meatball, che un'azione in un campo non può durare più di 5 secondi. Dopo i 5 secondi l'azione si dice bruciata e la palla va agli avversari. Intanto continua ad aumentare il distacco dei Duca d'Aosta, che ora sono a 21 contro gli unici 2 punti dei War Machines, ai quali servirebbe davvero qualche punto per crederci. Tiro di Luca, buono, ma Alessia schierata bene in difesa. Yannick, che tiro, il bowling preciso sul palo nero. Aspetta di fare muro, poi cambia adesso. La sbracciata intanto dei War Machines. Passaggio in bowling per Valerio, gli ritorna la palla, il pallonetto non va, non va. Yannick, molto preciso, ma va alto sopra la traversa. Il tiro potente di Luca, che ora viene beffato da un rimbalzo sbagliato della palla. Luca per il numero 4 dei Duca d'Aosta, Lorenzo, e segna. Ora il numero 7 per i War Machine. Valerio, il passaggio per Massimo. Bel bilanciere del 46 dei War Machine. Beffa la difesa dei Duca d'Aosta e porta i suoi a 6 punti contro i 25 degli impressionanti Duca d'Aosta. Intanto il passaggio di nuovo per Luca, il tiro, Ale, si imbuca nella rete che vedete davanti a me nella porta. L'azione si ferma e aspetteremo che la palla venga recuperata. E ricordiamo, quando un'azione si ferma per degli imprevisti, la palla a terra va per gli avversari. Il passaggio per Valerio, di Duca d'Aosta, il pallonetto.
ben piazzato Yannick dei War Machine, che ora va al tiro, buono, ma va alto sopra la traversa. Intanto il numero 5 dei Duca d'Aosta, una bruciata dei War Machine e la palla va agli avversari. Buona copertura dei War Machine e la palla ritorna nel loro campo. E ora ci prova il numero 14, Fabio, da 3, la sbracciata potente colpisce il tabellone dei punti da basket. Massimo, intanto il bowling basso, buona copertura dei War Machines, la sbracciata del numero 5 sul muro dei Duca d'Aosta. Intanto il numero 46, Simone, un tiro raso terra poco efficace. Valerio ci prova, non va. Il numero 1 dei War Machine con una bellissima sbracciata. Il bowling. E il 46 salva come può con una doppia bruciata. Potente il bowling di Massimo dei Duca d'Aosta. Ci prova il 5 con un tiro improvvisato e ora Luca piega la schiena e il tiro bellissimo buca la difesa avversaria e porta i suoi a 27. Sulla carta sono abbastanza favoriti Duca d'Aosta rispetto ai War Machines, che si trovano a metà classifica, mentre i Duca d'Aosta, vincendo tutte le loro partite, si trovano primi, soli, davanti a tutti e continuano a segnare con un bel tiro di Massimo. Orgiani, che sbracciata da 3, ci prova, ma il muro è ben piazzato per i Duca d'Aosta. Ci prova ora Simone. Ora Luca, il bomber dei Duca d'Aosta, la passa per il numero 5, Matteo. E come può riesce a infilare anche lui un punto. Ora Gianni colpisce il muro, ci prova Alessio, un pallonetto. Luca è pronto, chiede di passargliela, ma invece va per Valerio con un pallonetto. Il passaggio ora per Simone, la sponda. Ma Luca è preparato e che tiro! La bomba di Massimo. Attenzione, il ritmo della partita è decisamente aumentato. Ci prova Luca di sponda, viene beffato dal materasso. Buona coordinazione comunque nei tiri da tutti i giocatori di entrambe le squadre per essere degli under 14. Ora la parata del numero 14 dei War Machines col piede. Il numero 4 svirgola un po' e di nuovo col piede il 14 che riesce a salvare. Ora Massimo per Matteo dei Duca d'Aosta, il pallonetto viene parato e ora ci va Yannick in sbracciata, attenzione, leggermente alta sopra la traversa. Ci va Massimo con una leva di braccio impressionante. Ora ci va Simone. Il passaggio ci va Alessio con una sbracciata poco efficace, data anche la sua piccola stazza. E di nuovo Valerio, un altro giocatore di piccola stazza che ci sta mettendo tutto il cuore. Ora Yannick, anche lui uno dei giocatori più forti della sua squadra, trova completamente spiazzati Massimo e Luca e buca il palo nero. In entrambe le squadre troviamo dei giocatori con un tiro impressionante che nemmeno dove milito io in C1 si riesce spesso a vedere dei tiri così belli e così potenti. Sicuramente con i nuovi allenatori di questa generazione, i giovani sono avvantaggiati. Certo, qualche piccolo errore tecnico c'è, dato dall'inesperienza,
D'altronde questo sport non ha proprio pochissime regole e certo bisogna farci il callo, ma sicuramente è importante anche molto la potenza nel tiro, come ci dimostra Luca Meneghini. Ora il tiro a incrociare dei War Machines, ma il numero 4 dei Duca d'Aosta è preparato. Valerio forse con poca convinzione, intanto si chiude il primo tempo sul punteggio di 32-8 per i Duca d'Aosta, che stanno mostrando la loro supremazia e nel tiro e nella difesa. Noi ci vediamo nel secondo tempo. Ecco che sta per iniziare il secondo tempo. Troviamo per il cambio campo i War Machines alla mia destra e il Duca d'Aosta in vantaggio alla mia sinistra. Vediamo subito Alessio da 2 con un buon tiro ma un po' storto, come suggerisce il suo allenatore Botosso. Ora il passaggio di Alessio per il numero 4 Lorenzo. Buona parata di Alessio, il numero 8 dei War Machine. Ora il numero 9 in bilanciere, peccato per il condizionatore che dice di no al suo tiro. Ora Alessio, buon bowling, ma becca il materasso. Il numero 14 dei War Machines la infila e porta i suoi a 10, credo. Intanto la repertista sta ancora sistemando il risultato del primo tempo. Si contendono gli avversari la palla sulla linea bianca di centrocampo. Ricordiamo che non si può fare invasione, altrimenti la palla viene definita bruciata. Una delle azioni bruciate e la palla va nell'altro campo agli avversari. Ora il passaggio per Alessia da 3, ci prova col pallonetto Alessio, pronto in difesa. Ora Luca per il numero 5 dei Duca d'Aosta. Attenzione, rimane sulla linea di porta, pericoloso passaggio un po' storto, ma mamma mia, Lorenzo il numero 4, che tiro a incrociare. Ora il numero 7 con un pallonetto poco efficace, Alessio per Luca. Il numero 2 con un tiro dritto per dritto, ma trova Alessio il numero 8 dei War Machines ben piazzato. Ora ci prova il numero 14 dei War Machines. Brutto passaggio che fa arrabbiare il suo allenatore Botosso. In realtà, scusate, l'allenatore di Duca d'Aosta sarebbe Daniele Carbone, però essendo assente oggi vede in sostituzione con un grandissimo fair play l'allenatore dell'altra squadra, Daniele Botosso. Il passaggio di Luca. I Duca d'Aosta ora stanno facendo un po' di confusione nei passaggi e possono approfittarne di certo i War Machines per coglierli impreparati e accorciare la distanza del punteggio. Ci va Alessia con una buona rincorsa, ma dall'altra parte vediamo uno dei migliori giocatori dei Duca d'Aosta, Alessio, il ragazzo con la maglia grigia dell'Adidas. Bel tiro di Lorenzo ora, e continuano ad allungare il punteggio che ora vede i Duca d'Aosta in vantaggio di 36-11. Il tiro ora del numero 5 Matteo va alta. Bel passaggio e ora ci prova il numero 7 dei War Machine. Passaggio di Gianluca, ora ci prova Alessia di nuovo da 3, ci prova. Molti passaggi sulla linea da 3 per Alessia, forse un po' di rincorsa in più non gli guasterebbe. Ora Luca per Alessio, la coppia d'attacco dei Duca d'Aosta, intanto attenzione,
Matteo si slaccia una scarpa e ne approfitta l'allenatore per un cambio per permettere al suo giocatore di allacciarsi la scarpa. Intanto entra Valerio per i Duca d'Aosta. La sbracciata buona, ma la copertura del numero 9 col piede, che ora prova il tiro, ma Alessio dei Duca d'Aosta è preparato. Ora va il tiro, ci va Alessia col piede come può, ma la tira fuori dalla linea di porta. Ci prova il 14, tanti passaggi da 3 per i War Machines, non so quanto possa essere utile. Infatti il loro allenatore Daniele Botosso li intima a passarsela di più da 2. Ora Alessio la passa da 2,5, una doppia bruciata di Alessio dei Duca d'Aosta. Torna la palla ai War Machines e ci prova ora il numero 9, Emanuele. Ci prova ora Valerio con un pallonetto, la palla torna nel campo dei War Machines e ci prova adesso Alessio, il numero 8. Non va, ci prova ora il numero 8 dei Duca d'Aosta, una doppia bruciata per i War Machines. Passaggio adesso di Alessio per il numero 4, Lorenzo. Ci prova ora il 14 per i War Machines, Gianluca. Ora ci va Luca di sponda, trova il numero 9 preparato, adesso va al tiro, buon tiro, ma non riesce a entrare in porta. Passaggio di Alessio da 3 per il numero 14, Gianluca. Bel tiro piazzato del numero 4, ma non va. Ci prova ora Valerio, pallonetto, ma buona copertura di Emanuele Luzzinati dei War Machines. E perdono un po' troppo tempo i War Machines e commettono una bruciata per 5 secondi. Il bullying di Luca, ci va Alessio un po' in controtempo, ma ora il numero 4 tira di sponda, un po' di confusione, la bruciata dei Duca d'Aosta. Ricordiamo ancora il punteggio sui 36-11 per i primi. Lorenzo ci prova, Domenico scusate, ora il numero 7 dei War Machine, ci prova Alessio, bel bullying a incrociare, ad aprire, colpisce la sponda corta e nulla può la difesa dei War Machines, che sta continuando a provarci senza però troppi risultati. Peccato, bella copertura di Gianluca, ma non riesce a evitare l'hit. Ora ci prova con una sbracciata Valerio per il numero 4 dei Duca d'Aosta, bel tiro, ma la copertura di Fabio. Ci prova ora ancora Gianluca, va alto. Prova Domenico in bullying, la copertura di Emanuele, ora va al tiro, intanto per il War Machines cambia Gianluca per Gianni, attenzione, ci prova con un take Alessio il numero 8, ma non riesce a evitare l'hit. E adesso i Duca d'Aosta, attenzione, intanto il tiro del numero 14, Gianluca, piazza un hit sotto le gambe di Lorenzo, che ora finta il tiro, la passa per Valerio, va alta, sempre più lontana la rimonta dei War Machines, che vedono il loro punteggio ancora fermo a 14 contro i lontani 42 dei Duca d'Aosta.
il passaggio in bagger di Luca per Alessio, che tiro, potenza ma poco preciso, va alto sopra la traversa, ben tiro del numero 4, ma la copertura di Emanuele. Ora Valerio la passa, ci va alto Massimo, no, non riesce a tirarla. Ci prova ora Emanuele. Alessio per Edoardo, cambio. Ci prova Alessio che deve cambiare per Edoardo, numero 1 dei War Machines. Ci prova con una sbracciata al 46, va alta ora il passaggio di Luca. Deve metterci una pezza Alessio, la schiacciata di Massimo. Ci prova Emanuele, Alessio pronto in difesa, ora va anche al tiro. E che tiro! Buca il pallonero con un bowling che persino il sottoscritto invidia. Ci prova il passaggio di Massimo per Luca. Certo è che abbiamo una triade nei Duca d'Aosta con Luca, Alessio e Massimo, giocatori molto, non certo completi perché devono ancora migliorare, ma possiamo usare dire che per un under 14 sono completi sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ora una sponda beffarda di Alessio, ci prova Yannick, uno dei giocatori più impattanti della sua squadra, vediamo se riuscirà a motivare i suoi. Ci prova intanto Simone, ora ci va Massimo con una schiacciata di potenza, la infila nell'angolino all'incrocio dei pali e nulla può Alessia. Ci prova Yannick da tre, che tiro! Applausi per il numero 5 dei War Machines che piazza un tiro bellissimo. E ora è una raffica di hit consecutivi di entrambe le squadre. Ci prova Lorenzo, ora ci va il numero 46, Simone in sbracciata. Intanto Alessio indietreggia, si coordina e ci va da tre, che tiro! Buca le braccia di Alessia che ora vuole vendicarsi e prende la rincorsa. Piazza un pallonetto che però trova Massimo dei Duca d'Aosta molto preparato. Una bruciata ora dei War Machines, vede il numero 4, il passaggio per Massimo in schiacciata. Già mi sta simpatico questo giocatore, il numero 7, Massimo dei Duca d'Aosta, per le sue schiacciate. Io, Gianluca Martinelli, mi diletto molto con questo tiro e quando vedo delle schiacciate così vado sempre in sovreccitazione. Ora Emanuele per Simone, la sbracciata, copre con la manona il numero 7 Massimo dei Duca d'Aosta che essendo molto alto riesce a coprire anche sui punti più insidiosi. Ora ci va in bowling, ben piazzato di sponda! Che giocatori dei Duca d'Aosta! Ma questo giocatore qui, Yannick, il numero 5 dei War Machines, non è da meno, e tantomeno Emanuele, non vuole essere secondo a nessuno, prova un tiro ben piazzato, ma va alto, leggermente sopra l'incrocio dei pali, stessa cosa per il numero 4. Ora ci prova Simone per i War Machines, il passaggio di Luca ora per Alessio, il bowling non va, ci prova adesso Edoardo. Pallonetto, ora ci va Luca, guarda a sinistra, guarda a destra e colpisce poi il muro. Ora si contendono la palla sulla linea di centrocampo e il tiro a raso terra di Massimo. Che partita di questo giocatore, il traliccio Massimo per il Duca d'Aosta, riesce a tirare in qualsiasi modo, chissà cosa potrà combinare fra qualche anno. Ora il passaggio di Luca, ma commette un 4 in difesa, il tiro era buono ma non valido,
ancora una doppia dei War Machines, ci prova il numero 4 dei Duca d'Aosta, il 46 ora Simone dei War Machines ci prova, passaggio un po' rocambolesco per Alessio, ora Yannick ci prova, Alessio copre Luca su una parata non convinta di Alessio, la sponda intanto Alessia para, ci prova ora Simone, si concentra il tiro, il bagger di Luca ci mette una pezza, Yannick buona copertura, ora ci prova Emanuele in sbracciata, che sbracciata di Emanuele, il numero 9 dei War Machines. Ragazzi, ma cosa stiamo vedendo? Io alla loro età a malapena mandavo la palla nell'altro campo, qui invece stiamo vedendo dei tiri impressionanti. E intanto vediamo il punteggio di 53 a 22 per i dominanti Duca d'Aosta, ma i War Machines ci stanno mettendo tutto, ci stanno mettendo fisico, anima e corpo. Vediamo cosa riusciremo a vedere nel terzo tempo. Eccoci bentornati a questa entusiasmante partita delle giovanili dell'Under 14 che vede giocarsi la prima in classifica, la Duca d'Aosta alla mia destra contro i War Machines alla mia sinistra. Il Duca d'Aosta, come si può vedere dal risultato 53 a 22, stanno dominando questa partita e non solo, anche l'intero campionato, avendole stravinte tutte. E ricomincia il terzo tempo con Yannick dei War Machines, buon tiro ma il muro ben piazzato, ci prova ora un tiro bellissimo da tre Alessio, ma Edoardo ci mette una pezza, la palla è buona, ora ci prova il numero 4, ci va ora Simone dei War Machines, ci prova ora il numero 8 dei Duca d'Aosta, Domenico, ci prova Edoardo, e ora il passaggio di Valerio per Matteo, non va, ora ci va Emanuele con una sbracciata, schiaccia a terra, poco efficace, il passaggio ora di Alessia per Simone, la sbracciata, Alessio allunga il braccio e impedisce la rimonta dei War Machines. Ci va ora Emanuele, attaccato al muro e la piazza a incrociare sul palo nero dei War Machines. Ci va ora Valerio con una buona rincorsa, Yannick che è sbracciata, ci mette una pezza Alessio, Lorenzo scusate, il numero 4. Emanuele con molta calma prova a piazzare un tiro. Beh, il numero 5 dei War Machines, Matteo, è ben piazzato ora. Prova il tiro e riesce a beppare Simone dei War Machines. Ci prova Yannick con un tiro alto. Ora i Duca d'Aosta vanno di nuovo con Alessio. Il passaggio invece. Ci prova Emanuele. Sbracciata alta. Passaggio, attenzione, il tiro al volo, e quei tiri sono molto difficili anche per le serie più alte. Complimenti lo stesso Lorenzo per la grinta. Ci va ora Alessio in bullying, Emanuele mette una pezza con il piede, ora ci prova Alessia con la rincorsa, buona sbracciata, e Lorenzo para e va al tiro, non va. Ci porrà Valerio per il numero 5, ci prova Yannick, uno dei suoi migliori giocatori, scusate, uno dei migliori giocatori dei War Machines. Valerio con il pallonetto, Emanuele, essendo molto alto, no, non c'è problema per lui. Il passaggio di Alessio ora per Lorenzo, il tiro. Ci prova ora il numero 5 con un tiro che non va, Emanuele con una sbracciata,
colpisce il muro dei Duca d'Aosta, che ora vanno con Alessio. Il bomber dei Duca d'Aosta non va. Alessia con la sua solita rincorsa, buona rincorsa, forse è sbagliato il tempo in cui impatta la palla, ma sicuramente ha una lunga carriera davanti per migliorarsi. Lo stesso vale per Emanuele, che essendo molto alto predilige la sbracciata. Bel tiro intanto di Simone, va leggermente alta sopra la traversa. Ora la palla torna nel campo di War Machines con Yannick, con una bellissima sbracciata, ma non va. E Valerio dal nulla ci prova. Simone con grinta al bilanciere. Ora ci va il numero 8 dei Duca d'Aosta. Ci prova Edoardo, la sbracciata, il pallonetto, non va. Ora il tiro di Lorenzo, becca la sponda, poco efficace. Ci prova Yannick, il passaggio di Edoardo per Emanuele, la sbracciata leggermente alta. Il passaggio alto per Alessio, ci prova il bowling, non va, non va. La schiacciata del numero 5, improvvisata, forse troppo. Ci prova Simone, il 46 dei War Machines, becca il muro ben piazzato dei Duca d'Aosta. Ci prova Lorenzo con una buona rincorsa, tiro efficace, ma vede Yannick ben piazzato in difesa. Ora ci prova Alessia con la rincorsa, il pallonetto. Ma il numero 8 dei Duca d'Aosta è ben piazzato, e ora Alessio. Ora il passaggio di Alessia. Yannick ci prova, il bowling. Trova ben piazzata la difesa dei Duca d'Aosta. Chiede il cambio intanto Botosso, Valerio per Luca. Meneghini, un altro giocatore formidabile per le sue capacità offensive. Duca d'Aosta, vediamo intanto il punteggio di 55 a 24 per il Duca d'Aosta. Ormai credo proprio che le sorti della partita siano effettivamente a pieno favore dei Duca d'Aosta, ma i War Machines continuano a metterci cuore e passione come solo dei veri giocatori di Eagles sanno fare. Ora Yannick e la svirgolata del muro conduce l'hit per i War Machines, che si portano a 27. Ora il passaggio, Alessio di nuovo ripassa per Domenico, tiro alto, Yannick il passaggio non bellissimo, ma ci va lo stesso Emanuele con un tiro non bellissimo, causa il limite della zona franca. Ricordiamo quella lì, le linee rosse subito qui dopo la metà campo sono le linee di zona franca e non si può assolutamente tirare oltre queste linee, altrimenti la palla viene dichiarata bruciata e va agli avversari. Il bowling di Alessio con una sponda straordinaria e esulta meritatamente. Ma ora una sbracciata di Yannick, Lorenzo, che parata. Ci prova ora Luca, il nuovo entrato dei Duca d'Aosta con un bowling raso terra. La bruciata dei War Machines, torna la palla nel campo dei Duca d'Aosta con il numero 5, ci prova alto, fa quasi canestro. Emanuele in sbracciata, non molto efficace. Ora Domenico qualche pasticcio. Alessia al passaggio per Simone, il passaggio di nuovo, ci prova Edoardo in sbracciata, attenzione Lorenzo, il tiro al volo, e sono già due che prova al volo. Attenzione, finisce il primo tempo del, scusate, la prima metà dell'ultimo tempo, c'è il cambio campo e vediamo ora War Machines alla mia destra e i Duca d'Aosta che conducono per 57 a 27 alla mia sinistra.
qualche consiglio tecnico dell'allenatore Botosso, che quest'oggi prende le veci anche del capitano, dell'allenatore dei Duca d'Aosta, Daniele Carbone, oggi assente. La palla a terra per i Duca d'Aosta, Valerio si prepara per un passaggio probabilmente a Luca Meneghini. Da tre ci prova la rincorsa, piazza il tiro ma non va. Ora il passaggio per Simone di War Machines, buona sbracciata, Alessio è preparato. Ora il passaggio per Massimo. Bel tiro, porta suoi a 59. Ora ci prova Gianluca. Ci prova di nuovo un tiro, ora va Alessio, un po' di confusione, non sa se non si passarla o no, un po' di battibecchi in campo, attenzione, i Duca d'Aosta pasticciano un po', vediamo se i War Machines sapranno tenere meglio la concentrazione. Ci prova Massimo con un bel bullying, Edoardo riesce a pararla, ora il passaggio, ci prova Simone con una lunga rincorsa, il bullying a segno, questo dimostra che nell'hitball la rincorsa è fondamentale, il bullying di Alessio a incrociare, e che giocatore, davvero chissà fra qualche anno questi giocatori del calibro di Alessio, ma lo stesso Massimo, Luca, Yannick per i War Machine, dove potranno arrivare. Passaggio di Alessio per Valerio alla sbracciata, attenzione, sono in due in difesa, ci prova Luca, un bullying, la doppia dei War Machines, la palla torna nel campo dei Duca d'Aosta che ci provano con Lorenzo, ma non va Alessio, ora il bullying un po' svirgolato, ci prova Massimo con la sua grandissima potenza, ma stavolta Simone dice di no e ora va al tiro leggermente alto, Valerio la sbracciata, attenzione, la traversa, lo beffa, e qua un po' di sfortuna per un tiro ben piazzato di Valerio, ci prova Alessio, che tiro signori, buca la difesa avversaria. Sì, signori, Alessio oggi è in giornata. Ci prova ora il numero 8 dei War Machines, e ora Luca Meneghini. Attenzione, la sponda. Simone non riesce a pararla. Ci prova ora Gianluca. Passaggio ora per Massimo. Stavolta tiro potente ma alto, ci prova Alessio per i War Machine, tiro ora di Alessio, di nuovo a incrociare, ben piazzata stavolta la difesa dei War Machines che ora ci provano col numero 7, attenzione il passaggio di Valerio per Lorenzo, buon tiro ma Gianluca è ben piazzato, ci prova ora Simone in sbracciata, il bugger di Luca respinge, ora va al tiro, ad aprire non va, ci prova ora il numero 14 dei War Machines, piega la schiena, il tiro va basso ma mette il muro avversario, Edoardo il passaggio, ci va Simone con una rincorsa e forse troppa, non riesce a calcolare bene i tempi, ora ci va Alessio a incrociare. Ragazzi, che precisione di questo giocatore, Alessio. Abbiamo 4 in difesa dei War Machines. La palla va ai Duca d'Aosta con Luca Meneghini, leggermente alto. Ora Simone chiama palla perché molto probabilmente deve uscire. E infatti cambia per Yannick. Attenzione, tiro a incrociare, non va. Ci prova Gianluca,
Lorenzo, il tiro ben piazzato. Ora entra Emanuele per i War Machines. Ci prova Yannick con un tiro potente, abbastanza potente, e uno dei migliori in campo per la loro squadra oggi, Yannick, il numero 5. Ci prova Emanuele al limite della zona franca. Ancora Valerio, il passaggio per Luca, ci prova Edoardo adesso. Ora ci va Alessio con il tiro a incrociare con una doppia. Yannick dice di no. Passaggio, ci va Massimo, ora un altro giocatore con un braccio lunghissimo che per certi aspetti ricorda Federico Doria dei Lab Tweet. Attenzione, che tiro di Yannick, si insacca sotto la traversa e nulla può Luca se non che vendicarsi e segnare anche lui. Ora ci prova Alessio, numero 8, con una linea bruciata. Emanuele ora per Yannick da 3, il bowling bellissimo, ma Alessio non si fa cogliere impreparato, anzi va al tiro con un bowling potente. Signori, che in partita porta i suoi a 74-31, le sta mettendo dentro tutte. La palla va nel campo dei Duca d'Aosta, scusate, dei War Machines. Ora i Duca d'Aosta con Massimo al limite della zona franca, attenzione, bel tiro a incrociare, ma becca il materasso, sfortunato Alessio, il passaggio, e 5 secondi per i War Machines che ci mettono troppo tempo nel condurre un'azione. Il passaggio, ora ci va Yannick, forse una palla un po' troppo alta, ma non si fa scoraggiare, tira lo stesso, ma becca il muro dei Duca d'Aosta. E ora il numero 7 con un tiro alto, 4 in difesa bruciata per i War Machines. La palla torna nel campo di Duca d'Aosta, il passaggio di Luca per Alessio, vediamo se metterà anche questa, no, va leggermente alta. D'altronde c'è un detto che dice non è sempre Natale, anche se qui la fortuna c'entra poco, perché abbiamo delle doti tecniche molto interessanti, ma soprattutto un potenziale di tutti i giocatori in campo quest'oggi che è enorme, possono crescere davvero tantissimo. E conclude la partita con una bella sponda di Massimo e finisce la partita 76-31 per il Duca d'Aosta. Che partita, è la mia prima telecronaca di un under 14, ma mai mi sarei aspettato dei tiri così efficaci e delle parate altrettanto spettacolari. Complimenti, bravi tutti, bellissima partita e alla prossima.